Eat the Rich, Eat the Rich, Marco. E White Riot come sigla, i Clash. Esatto. Proprio così questa settimana abbiamo fatto completa, perché la situazione è complicata, c'è tanta confusione sotto il cielo, diceva il grande timoniere, però la situazione non è niente affatto eccellente. Esatto, Marco. Allora, questa settimana, visto che intorno a noi stanno accadendo una serie di cose, manifestazioni, la seconda ondata di Covid, insomma, c'è un mix esplosivo, come si può vedere. Io e Marco daremo qualche indicazione sul perché forse sta accadendo e quali sono le principali linee di tensione che si stanno creando a livello nazionale. Allora, Marco, intanto partiamo dagli ultimi dati, sembra recenti, che sono venuti fuori sulla disuguaglianza in Italia, ma in realtà probabilmente è vero per il resto d'Europa e anche oltre. Quindi partiamo da questi dati sulla disuguaglianza. Sì, sono i dati dell'Oxfam, un'organizzazione non governativa che si occupa della fame del mondo, e riguardano la ricchezza italiana. Sono dati rilevati a metà dell'anno scorso, a metà del 2019. E segnalano in una maniera chiarissima, posteremo questo grafico che è lampante e chiarissimo, quello di cui si va parlando da parecchio tempo, cioè il 20% più ricco possiede quasi il 70% della ricchezza nazionale e l'ultimo 20%, quello più povero, possiede l'1,3%. Anche il secondo e il terzo gruppo possiedono meno della loro percentuale. Quindi la disuguaglianza è devastante. In un momento di crisi come questa, che la pandemia, e nel momento in cui la pandemia costringe a chiudere un po' baracche e burattini, certo, salvando solo alcune industrie, alcuni settori del manufatturiero sostanzialmente, tutta questa situazione diventa assolutamente insostenibile, per cui poi c'è il White Riot, come dalla sigla, che è un pochettino più complesso di quello che molta stampa ha detto, fascisti, camorristi e feccia generalizzata. Ma su questo, Pietro, tu hai analizzato anche un po' di video, no? Sì, perché ci sono ancora delle piattaforme social un po' meno controllate, quindi si può vedere anche un po' di prima mano senza essere lì. Allora, l'impressione che io ne ho ricavato è che le cose si stanno muovendo in maniera molto veloce. Se la settimana scorsa le prime piazze, Napoli, Torino, qualcosa in Nord Italia ancora, un po' all'inizio Roma, erano delle piazze molto disomogenee, molto magmatiche, e quindi la presenza dei commercianti, la presenza dei lavoratori che campavano di economia informale, di lavoro in nero, ma qualcuno ha parlato anche di infiltrazioni delle curve, degli stadi, eccetera. Scusa Pietro, ti interrompo, ma i famosi ultra, ma lavorano pure. Cioè, esatto, sì, ma quello una vita normalmente fa il commerciante, fattorino o nella logistica, qualche cosa fa, non è che prendo un stipendio per fare l'ultra. Esatto, anche questa cosa dà un po' il senso di una certa di un certo provincialismo della stampa italiana, devo dire, su questo. Allora, quel tipo di piazza là si è reso probabilmente conto che chiedeva delle cose un po' diverse, perché per esempio i lavoratori della cultura, i lavoratori dello spettacolo stanno cominciando a organizzare manifestazioni, cioè dicono che nella cultura il rischio è basso e quindi perché chiudere, o se mi chiudi mi devi pagare, ecco, insomma lo slogan era molto confacente alla loro situazione. I commercianti anche dal canto loro chiedono risorse che pare che il governo Conte sia disposto a concedere. Ovviamente i commercianti fanno delle manifestazioni molto più tranquille, non sono quelli che spaccano le vetrine, ecco, insomma, per dircela, esatto. Però i commercianti adesso sembrano in una situazione un po' di difficoltà,
perché il buon governo Conte, se mi posso così permettere questa frase, ha detto che effettivamente sì, bisogna dare un ristoro alle attività commerciali per non far collassare chiaramente il PIL, il prodotto interno lordo italiano, e ha detto che verranno indennizzati in base alle dichiarazioni dei redditi, cioè se l'anno scorso hai guadagnato X, io quest'anno Stato ti do X. E questa cosa ovviamente ha creato un pandemonio, perché ovviamente, scorrendo la lista di un altro grafico che metteremo insomma, fuori il video, le dichiarazioni dei redditi di molti dei commercianti fanno letteralmente ridere, perché sono addirittura più basse di quelle dei propri dipendenti. Cioè un titolare di un ristorante in media denuncia 15.000 euro l'anno di reddito, che sono in realtà 1.100 euro, quando in realtà questo è, sappiamo tutti, c'è un grandissimo... una grandissima quantità di sommerso, ma il sommerso e questi soldi in nero alimentano e fanno campare, perché poi la realtà è questa, una grandissima parte di quelli che si trovano in piazza e che campavano di questo, camerieri, fattorini, eccetera eccetera. E quindi però per quelli non possono dimostrare che stavano lavorando, perché ragazzi, cioè, non è puoi dire ah io lavoravo in nero, mi devi dire. Quindi se queste persone non sono coperte dal, per esempio, il reddito di cittadinanza, che potrebbe essere una soluzione, l'unica altra cosa è questo celeberrimo reddito universale. Esatto, che dovrebbe consentire alle persone di gestire, almeno durante la pandemia, il fatto che l'economia informale non esiste. Quando chiudi le cose non funziona più niente. Questo è quello che sconta il paese in una situazione, appunto, un paese dove l'economia informale è estremamente diffusa, in particolar modo nel sud, ma non è solo una questione del sud, e che quindi in questo momento ha una ampia fetta di popolazione che non è coperta dalla cassa integrazione, dal ristoro o da altre forme di intervento che sono state fatte. Per esempio, qui in Belgio, cioè, ci sono dei finanziamenti che arrivano direttamente ai titolari di partita IVA. Esatto. Ma è poca roba, logicamente. Allora, il problema qual è? Il problema è che servirebbero molti più soldi, esatto. Come sempre. Allora ritorniamo al titolo della nostra trasmissione, Eat the Rich, mangia i ricchi. I soldi vanno presi dove stanno. Allora, la risposta classica è: in Italia la patria dell'evasione, se andiamo a prendere di petto quelli che dichiarano tanto, leviamo i soldi a quelli che già pagano. Allora, va bene, d'accordo, bisogna eliminare l'evasione fiscale, questo ce lo dicono i governi da 42 anni, però intanto c'è qualcuno che guadagna tanto, c'è un 20% che possiede quasi il 70% della ricchezza nazionale, e lì bisogna andare a prendere i soldi. Un esempio: in Spagna il governo di sinistra, formata dal PSOE e da Unidas Podemos, ha presentato una finanziaria che in Italia probabilmente succederebbe un'ira di Dio. Non è detto che la finanziaria passi, il precedente governo socialista aveva cadde sulla finanziaria perché non ottenne l'approvazione, però per esempio ci sono due misure importanti e che non sono neanche, cioè non sono i cosacchi, esatto, che arrivano e espropriano tutto. Aumentare del 2% la tassazione dei redditi di lavoro che oltrepassano i 300.000 euro. Sì. Allora diranno, ma quelli già pagano perché lo dichiarano. Sì. Ok, pagano di più. Sì, esatto. Possono permetterselo in questo momento. Sì. Poi introduce un'aliquota del 3% sui redditi da capitale che oltrepassano i 200.000 euro, cioè i redditi da capitale, quindi non la produzione, esatto, di ricchezza, ma la produzione di denaro, a mezzo di denaro, tassarla un pochettino più seriamente. Sono due piccole cose, perché poi c'è una montagna di cose da fare, però sono l'esempio di come si potrebbe mangiucchiare un po', esatto, i ricchi per poter
aiutare anche quella parte di popolazione che viveva di sommerso e che oggi rischia di arrivare nel quel 20% più basso, più povero che abbiamo in Italia, che si divide l'1,3% della ricchezza nazionale, cioè la fame. Esatto. Allora, con questo video ci siamo inimicati tutta la fascia dei commercianti, così abbiamo anche questo, ci mettiamo una croce sopra. Niente sponsor. Niente sponsor. Non passerà una lira. Esatto. Però insomma chiudiamo così con queste piccole riflessioni su chi dovrebbe pagare, chi è in difficoltà. È un modo di leggere quello che sta accadendo nelle piazze, almeno italiane, questa settimana. Senza scegliere sempre questa cosa facile che quando non ci piace una piazza so fascistica, morrista, esatto. Mi interessa, un po' banale. Come diciamo sempre... La Repubblica questa... Esatto, come diciamo sempre, la complessità è quella che ci serve, leggere dei fenomeni in maniera complessa. Quindi condividete questo video, mandatelo ai vostri amici e quindi se avete anche degli amici commercianti noi saremmo interessatissimi a sentire anche il loro punto di vista, fare un bel confronto su questo e quindi vi diamo appuntamento direttamente alla settimana prossima. A presto! Ciao ciao!